Pace e bene a tutti. Domenica della Divina Misericordia. Dobbiamo ringraziare il Padre Celeste, Padre pieno di misericordia, che ha donato il suo Figlio, l'unigenito, a noi, per togliere completamente i nostri peccati. Dobbiamo ringraziare la Trinità Santissima, il Padre, il Figlio, cuore pieno di misericordia, lo Spirito Santo, Spirito di amore, la Vergine Madre, Maria, Madre di misericordia. Dobbiamo ringraziare certo anche Santa Faustina, questa giovanissima suora che si sente travolgere dall'amore misericordioso del Signore e che il Signore per la sua umiltà la elegge ad essere apostola della Divina Misericordia. Com'è bello il suo inno finale quando dopo aver ricevuto da Gesù la novena alla Divina Misericordia, oh, si slancia in un amore come infinito per dire: non vedo l'ora di essere tutta tua nell'amore infinito di Dio nell'eternità. E tu sai, oh Signore, che l'amore di una vergine è qualcosa di straordinario, e lei, vergine consacrata, sa di essere coinvolta dalla stessa verginità del Padre che genera da tutta l'eternità verginalmente il Figlio, il Verbo che si incarna nella Vergine Maria, Madre di Misericordia. Gesù ha voluto che in questa domenica si ricordasse l'infinita misericordia di Dio, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, di Dio uno e trino. E allora la Chiesa attinge con abbondanza dalla situazione della vita stessa, degli inizi della prima comunità cristiana. Erano un cuor solo e un'anima sola. Chissà com'era bello anche, poiché lì c'era il cuore immacolato di Maria, contemplare quegli occhi immacolati, quel volto sereno, quel cuore che sprigionava misericordia, dolcezza dai suoi occhi immacolati e dal comportamento umile, modesto, ma anche regale della Vergine Madre. Con grande forza gli stessi apostoli in quella comunità davano testimonianza di che cosa? Che Gesù è risorto, è la verità principale dei cristiani. Gesù è risorto, è l'unico che ha vinto la morte, con la morte ha vinto il demonio e con il demonio ha vinto il peccato. Ma qual è la nostra forza? Ecco che la Chiesa ricorre ben due volte oggi alle parole che il Signore dà attraverso l'Apostolo prediletto nella seconda lettura che noi riceviamo oggi dalla Chiesa, la prima lettera che San Giovanni scrive. Sentiamo che è nella fede, nel credere che Gesù è figlio di Dio, noi vinciamo il mondo, perché la fede sconvolge tutto il modo di pensare della terra, del mondo. Siamo figli di Dio. Nel Vangelo troviamo l'esperienza bella di San Tommaso Apostolo. Perché i suoi amici, proprio nel giorno di Pasqua,
avevano visto il Signore e glielo dicono: abbiamo visto il Signore. Era apparso d'improvviso a porte chiuse, mentre loro, per timore dei giudei, si tenevano racchiusi, chiusi dentro il cenacolo. Gesù compare in mezzo a loro, manifesta le sue piaghe, il suo cuore trafitto, il costato con la ferita, e dice: pace a voi, pace a voi, e dà potere agli apostoli di rimettere i peccati. Ecco, oggi, con la giornata della Divina Misericordia, Gesù vuole trasbordare tutta la sua misericordia su di noi, farci ritornare alla bellezza del giorno del battesimo, donarci la veste candida d'improvviso, se noi, osservando quello che la Chiesa conferma, ci confessiamo, o almeno siamo confessati in questi giorni, viviamo in grazia di Dio, siamo distaccati da tutti i nostri peccati, l'attaccamento al male, e compiamo opera di misericordia, soprattutto la preghiera per la Chiesa, per il Papa. È vero, tutto questo ci mette nella comunione con Gesù, con il cuore immacolato di Maria, con il cuore di tutte le sante, sante vergini, sante martiri, santi apostoli, tutto il paradiso è con noi, potremmo dire dentro di noi. L'apostolo Tommaso aveva detto ai suoi amici, forse l'avevano ripescato troppo tardi perché fosse presente nel giorno di Pasqua, tanta era stata la paura, chissà dove si era andata a rifugiare. Ebbene, dice: se io non vedo le ferite dei chiodi, non metto la mano nel suo costato, io non crederò, non crederò. E Gesù, 8 giorni dopo, appare in mezzo a loro nel cenacolo, dice: pace a voi, e poi si rivolge proprio a lui: metti la mano qui nelle mie piaghe, pone le tue dita sul mio costato e non essere più incredulo ma credente. Tommaso esse un'espressione stupenda, non solo da pentito, ma da innamorato di Gesù: mio Signore, mio Dio, mio Signore. Solo Dio può vincere così la morte, la propria morte. Gesù è risorto perché è Dio, è il figlio di Dio, è il Padre, e insieme al Figlio e allo Spirito Santo una sola cosa per la vita, la risurrezione. E chi crede avrà quindi il perdono dei peccati e la vita, perché abbiate la vita nel suo nome, se credete, dice San Giovanni Apostolo. In questo capitolo 20° del suo Vangelo, se noi abbiamo la fede, avremo la vita nel nome di Gesù, la vita. Rivolgiamo lo sguardo pieno di amore filiale, di tenerezza filiale, alla Vergine Madre, che noi, come popolo di Dio, attraverso una preghiera meravigliosa, la Salve Regina, preghiamo così: Salve Regina, Madre di Misericordia, Madre di Misericordia. Scenda attraverso la Madre di Misericordia la benedizione del Dio misericordioso su tutti noi, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti.